Quasi 500 atleti provenienti da tutte le province della Sicilia hanno dato vita ieri al Palagiarre ad una giornata di sport e divertimento. L'evento, il primo nel suo genere organizzato a Giarre, ha avuto come assoluto protagonista lo sport su rotelle. Esibizioni e gare di corsa, pattinaggio, freestyle, pattinaggio artistico, hockey e lo spettacolare skateboarding. Un successo senza precedenti e per certi versi inaspettato, considerate le difficoltà cui lo sport su rotelle deve quotidianamente confrontarsi, sia per la carenza di strutture adeguate, sia per la mancanza spesso di una promozione efficace di queste discipline. Un evento sportivo ma anche culturale, come ci spiega Massimiliano Trovato, presidente della Federazione Italiana Sport Rotellistici Sicilia. Un bilancio più che soddisfacente, direi proprio ottimo. Per la prima volta, questa è la settima edizione che organizziamo questo evento di tutte le discipline che comprendono la nostra federazione, dal pattinaggio corsa al freestyle, dall'hockey al pattinaggio artistico per finire con lo skateboard. Abbiamo avuto 437 partecipanti, non era mai successo, sono soddisfatto soprattutto per la proprietà che ci ha ospitato qui, la Spirit di Giarre e la famiglia Nirelli, perché grazie a loro abbiamo potuto organizzare questo splendido evento all'interno di questo splendido palazzetto che è il Palagiarre. Ma non ci fermiamo qui, perché abbiamo ancora 4 corsi di allenatore sempre qui al Palagiarre di primo livello. Parliamo di corsi di allenatore di freestyle, di pattinaggio corsa, di pattinaggio artistico. Quindi, come vedete, non ci fermiamo mai, lavoriamo. È da 3 anni che siamo in carica in questa federazione, siamo un gruppo giovani e ce la stiamo mettendo tutta per far tornare il pattinaggio in Sicilia ai fasti di un tempo, perché ricordiamoci che il pattinaggio era la seconda regione in Italia, adesso siamo la quinta regione, però vogliamo risalire la china, perché gli atleti ci sono, le società ci sono, ma soprattutto ci sono i genitori che stanno portando i ragazzi a pattinare. Un grande successo dunque per Giarre e per il Palagiarre, gestito da Nancy Lanzafame, che con l'associazione sportiva Spri nel corso dell'anno organizza e guida all'interno della struttura di Via Almirante una serie di discipline su rotelle aperte a tutte le età. È stata una giornata ricca, ricca di sport, uno sport tutto sulle ruote, dal pattinaggio a velocità, freestyle, all'artistico, allo skateboard per finire, una bella partita di hockey. E il bilancio è sicuramente positivo, perché non ci aspettavamo un gran numero di partecipanti, le famiglie di tutta la regione, quindi da Palermo, Trapani, Siracusa, Messina, hanno accolto bene la nostra iniziativa e soprattutto quella del Comitato Pattinaggio Sicilia. La nostra associazione SPRI, che lavora presso il Palagiarre, diciamo, ha gestito insieme al Comitato questa bella manifestazione. Siamo molto contenti, questo ci aiuterà sicuramente in tutto il nostro, diciamo, in tutta la nostra zona di Giarre Riposto, per diffondere quest'altra disciplina che è molto bella a livello comunque di stimoli sportivi che dà ai bambini, coordinazione, velocità, destrezza. Noi puntiamo molto su questo, perché lavoriamo molto, molto, molto sui giovani, anche sulla socializzazione.